Quella dello Stromboli è una situazione in costante evoluzione, ma sostanzialmente nella norma, che fa parte della vita di un vulcano attivo come quello al largo delle coste della Sicilia. Non vedono motivi di grandi allarmi i vulcanologi, che stanno seguendo con estrema attenzione l'ultima eruzione. L'attività iniziata ieri è stata decisamente spettacolare, accompagnata da numerosi tremori anche di alta intensità, ma già in serata attività e tremori erano scesi ai livelli più bassi. Alle prime ore di grande intensità, segnate da un'abbondante emissione di ceneri, una colata lavica arrivata fino al mare e dal crollo parziale di una parte del cratere, sono seguite ore di relativo rallentamento, tanto che oggi la lava, meno abbondante, si è fermata a mezza costa, circa 400 metri dal mare. Il rotolamento fino al mare di sassi e terra ha provocato anche un piccolo tsunami con onde di appena 2 centimetri, ma per quanto piccole, i vulcanologi non escludono che nuovi crolli possano provocarne di maggiori. Per avere un quadro più chiaro, è necessario attendere le prossime ore, dicono gli scienziati, perché la nuova eruzione ha avuto un esordio particolarmente violento, con notevoli spostamenti di magma e attività esplosiva ai crateri sommitali. Intanto, a causa dell'alta urbanizzazione dell'isola, la protezione civile ha aumentato l'allerta da gialla ad arancione, con l'avviso ai cittadini di non uscire di casa e seguire scrupolosamente gli avvisi delle autorità.